E adoriamo Gesù, nostro liberatore. Ti adoriamo Gesù, nostra guida nel cammino. Vogliamo seguire te. Oh Gesù, noi guardiamo a te come al nostro pastore. Ho compassione di questa folla che mi segue. È come un gregge senza pastore. Ma tu hai il cuore di pastore. Tu hai la compassione per questa gente. Quando le folle si stiepavano attorno a te, tu ti commuovevi, perché il tuo cuore pulsava di amore per tutta questa gente che contava poco davanti ai grandi. Oh Gesù, noi non contiamo molto davanti ai grandi del mondo, non contiamo molto, Signore, però contiamo molto davanti a te. Perché tu per noi hai dato il tuo sangue, hai dato la vita, e sei venuto per noi, per i miseri, per i poveri, per gli ammalati, per i peccatori, e noi siamo il popolo di miseri, di poveri, di ammalati, di peccatori, di bisognosi, e tu per noi sei venuto, ed è per questo che ci assiepiamo attorno a te, unico vero pastore delle anime nostre. Noi non speriamo dagli uomini, anche da quelli che vengono nel tuo nome. Noi speriamo unicamente da te, perché tu solo hai parole di vita eterna. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te. Oh Gesù, Figlio di Dio, noi crediamo che tu sei il Salvatore, l'unico Signore. Noi ci prostriamo davanti a te, ti diciamo che siamo tuoi, portiamo il tuo sigillo, siamo battezzati, e questo portare il tuo sigillo è un titolo esigitivo da parte nostra nei tuoi riguardi. Siamo tuoi, apparteniamo a te, prenditi cura di noi. Prenditi cura di noi, Signore, riconosciamo che dipendiamo da te, e anche se ci siamo allontanati da te per il peccato, anche se siamo andati lontani da te per la nostra pervicacia, per la nostra trascuranza, pure non abbiamo rinnegato la nostra appartenenza a te e portiamo il marchio di fabbrica, il marchio dell'appartenenza. Portiamo il carattere battesimale, il carattere cresimale. Apparteniamo a te, siamo tua proprietà, popolo del tuo pascolo. Tu ci hai detto che siamo il popolo dell'alleanza, il popolo sacerdotale, un popolo regale, un popolo sacro a te, un popolo che ti appartiene. Signore, la nostra infedeltà non cancella e non può cancellare questo patto d'alleanza, perché tu sei fedele, e questo patto d'alleanza poggia non tanto su di noi quanto su colui che ci rappresenta, che è Cristo Signore. Lui testimone verace e fedele, lui mediatore tra Dio e gli uomini, perché vero Dio e vero uomo è garanzia per noi. Noi apparteniamo a lui. E te ne diciamo, Padre, quando concludendo la preghiera ti diciamo, te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo. Quel Signore è nostro, quel Gesù Cristo è nostro, e noi te lo presentiamo, e tu non puoi rifiutarlo, perché è nostro, ma è anche tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito. O Signore Gesù, Figlio del Padre e Salvatore nostro, tu questa mattina sei qui davanti a noi in questa piccola ostia, sei il condottiere nostro verso la patria, ma sei garanzia per noi,
Per te noi veniamo al Padre, e qualunque cosa chiederemo al Padre nel tuo nome, Egli ce la darà. Ma ti chiediamo, Signore, di aumentare in noi la fede, perché soltanto con la fede noi possiamo ottenere. Ti chiediamo, Signore, di aumentare in noi la carità, perché soltanto se ci amiamo, se ci perdoniamo a vicenda, possiamo ottenere. Ti domandiamo, Signore, di pregare, di insistere, perché soltanto se preghiamo con insistenza, nella fede, nel perdono vicendevole, noi otterremo. Ma siamo sicuri di te, o Signore, tu sei il nostro garante, sei tu che preghi in noi mediante il tuo Spirito. E allora, Signore Gesù, noi per tutto questo ti ringraziamo e ti benediciamo, ti adoriamo in questo momento e acclamiamo a te e ti gridiamo, Gesù, Gesù, Gesù. O Gesù, sei qui esposto in questa piccola ostia, ma noi crediamo che tu sei il Signore, colui che è sceso dal cielo, si è incarnato nel grembo di Maria nostra madre, per opera dello Spirito Santo. Tu sei colui che è nato in questo mondo, ha vissuto in mezzo agli uomini ed è salito sul patibolo della croce per distruggere il peccato, per distruggere le opere del maligno e per riportare alla vita tutta l'umanità. Gesù, tu sei il capo dell'umanità redenta, tu sei il capo della nuova creazione, in te noi troviamo la vita, tutto il mondo trova la vita. Gesù, noi ti proclamiamo Signore, Signore del mondo, Signore degli uomini, ma ti proclamiamo in questo momento Signore nostro. Tu sei il mio Signore, sei il Signore della mia vita. Io proclamo la tua Signoria su di me. Tu solo sei il mio Signore. Ed è per questo che io apro la mia mente a te, perché tu sei la verità. Io attendo da te la luce. Io accolgo te come verità. Non c'è altra verità all'infuori di te, perché tu sei la verità. Io ti accetto come luce di verità nella mia mente. Io apro il mio cuore a te, perché tu sei il mio Signore, il Signore del mio cuore. Io accetto di essere amato da te, di riamarti, e accetto di amare tutti quelli che sono in te, perché tu così vuoi. Tu sei il mio Signore, sei il Signore della mia vita. I miei comportamenti esteriori, i miei atteggiamenti interiori dipendono da te, vogliono dipendere da te. Tu sei il padrone della mia vita, tu sei il mio Signore. Oh Gesù, io ti appartengo, noi ti apparteniamo, e questa appartenenza a te che noi proclamiamo questa mattina davanti a te. Oh Gesù, tu sei il mio Signore. Io voglio vivere in te, per essere in te una creatura nuova. Voglio morire al peccato, voglio morire a tutte le cose di questo mondo, e voglio vivere per te. Voglio vivere per il regno di Dio, che è già incominciato dentro di me. Voglio vivere per la tua causa, Signore, perché io sono tuo. Non sono di me, non sono degli altri, sono tuo, Signore. Tu sei il mio Signore. E questa signoria mia su di me, tua su di me, io la voglio proclamare questa mattina davanti a te, davanti al mondo. Tu sei il mio Signore. E Dio ti chiede che questa signoria sia riconosciuta da tutti gli uomini, perché tu sei il Signore del cielo e della terra. E non c'è altri dato agli uomini sotto la volta del cielo in cui l'uomo possa essere salvato.
se non te, o Signore Gesù. O Signore Gesù, noi tutti ti proclamiamo Signore, Signore personale della nostra vita, Signore universale, Signore di tutti gli uomini del mondo, Signore della storia, tu sei il Signore. Alleluia. Dal Salmo secondo. Perché le genti congiurano? Perché invano conspirano i popoli? Insorgono il re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia? Dicono: spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno e dice: io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio monte santo. O Gesù, è il Padre che ti ha costituito sovrano del mondo, e anche quando tutti i popoli congiurano insieme e dicono: non vogliamo che costui regni sopra di noi, tu ripeti: io l'ho costituito sovrano sul Sion, il mio monte santo. E adesso tu ripeti a tutti: annuncerò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. O Signore, tu proclami la tua signoria sul mondo, la tua signoria sulle genti, la tua signoria su di tutto quello che esiste, perché è tuo e al Padre deve ritornare. E noi vogliamo ascoltare adesso la voce del profeta. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Perché noi accettiamo Cristo come nostro Signore, e anche quando gli uomini non vogliono accettare Cristo Signore, noi lo accettiamo e proclamiamo che tu, oh Gesù, sei il Signore, l'unico Signore, e tutto davanti a te deve piegarsi, perché il Padre ti ha dato questo nome. E davanti a questo nome deve prostrarsi il cielo, la terra e gli imperi, e proclamare che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. O Signore, noi vogliamo portare questa fede in mezzo agli uomini, vogliamo proclamare contro il mondo che ignora o che rinega, vogliamo proclamare questa grande verità. Vogliamo portare questa luce nelle tenebre, che tu sei il Signore, l'unico Signore, e che tutti dobbiamo accettare te, perché soltanto in te c'è la luce della verità, c'è la salvezza per noi e per il mondo intero. Lode e gloria a te, Signore. O Gesù, adesso ci prostriamo davanti a te. Tu sei sì il Signore, ma sei un Signore pastore. Sei un pastore che poi ti sei fatto agnello, immolato. O Signore, pastore e agnello in mezzo a noi, noi ci stringiamo davanti a te e ti diciamo che ti amiamo. Ti amiamo, Signore Gesù. Il nostro cuore si apre a te. O Gesù,
tu sei il mio pastore, io non manco di nulla, tu sei colui che mi conduce ad acque tranquille, tu mi dai a mangiare ogni giorno il pane della vita, tu sei il mio pastore, noi siamo, Signore, le tue pecorelle, quelle che tu conduci, quelle che tu ami. Oh Gesù, noi siamo pecorelle ferite, gli uomini ci hanno ferite, noi stesse ci siamo ferite. Oh Gesù, tu una volta diceste che avevi cura delle pecorelle ferite, delle pecorelle ammalate, delle pecorelle bisognose che non ce la fanno a camminare, delle pecorelle che bellano e gridano aiuto. E noi siamo quelle pecorelle, Signore Gesù. Siamo pecorelle ferite dal peccato, siamo pecorelle ferite dal maligno, siamo pecorelle ferite dagli uomini, siamo pecorelle ferite da noi stessi, perché siamo cadute nel burrone, siamo pecorelle ammalate, stanche, e veniamo a te. O voi tutti affaticati e stanchi, venite a me ed io vi ristorerò, un giorno hai detto. E questa mattina veniamo a te, pecorelle che bellano e gridano aiuto. Vogliamo deporre ai tuoi piedi i nostri pesi, le nostre malattie, tutto ciò che ci tormenta. Vogliamo da te pace, serenità e ristoro. E adesso, fratelli e sorelle, dopo questo momento di adorazione e di proclamazione della nostra fede, noi sediamo e continuiamo la lode a Gesù, rendendogli grazie per quello che Egli ha fatto. Ognuno di voi è invitato a ringraziare il Signore per qualche beneficio ricevuto, soprattutto nell'ordine spirituale, perché è là che il Signore vuole raggiungerci. Anche quando ci dà grazie di ordine materiale, sempre vuole raggiungere lo spirito nostro, perché a Lui interessa la nostra vita eterna, che è già incominciata dentro di noi. E allora chi ha avuto modo di percepire una grazia del Signore, un dono del Signore, venga a rendergli grazie. Sono documenti da allegare alla testimonianza fatta al microfono e presentata anche per iscritto lo stesso giorno, ottobre 1996, Maria Antonio Maraventano ha portato tutta la documentazione della sua guarigione. Lo faremo vedere al medico per la conferma, prima di annunciare una completa guarigione. Ecco, ringraziamo il Signore di piccole grazie ricevute, e con ringraziamento proponiamo di migliorare vita, perché le grazie fisiche che il Signore ci dà sono orientate al bene spirituale. Se una grazia di ordine fisico non è orientata alla guarigione della persona, la guarigione totale della persona, soprattutto spirituale, quella grazia fisica è di dubbia origine, perché quando il Signore concede una grazia fisica, vuole la guarigione spirituale, a Lui interessa la salvezza, per cui tutte le grazie di ordine fisico debbono rientrare nell'ordine della salvezza per essere così riconosciute come grazie del Signore. E allora cerchiamo di trarre spunto da queste grazie ricevute da Dio per aumentare la nostra fede, crescere la nostra speranza, crescere nell'osservanza dei comandamenti di Dio
cioè crescere spiritualmente. Il Signore vuole concedere ancora grazie. Il Signore qui annunzia delle grazie che ha intenzione di concedere e sono legate alla preghiera. E allora preghiamo intensamente perché il Signore guarisca un polmone ingrossato e ingrossato, perché il Signore purifichi il sangue di un'altra persona, perché il Signore apra il cammino ad una persona che si è inceppato nel suo cammino, appunto. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il peso che una persona porta, il peso familiare che si è aggravato. Il Signore vuole pacificare tante persone e ad alcune persone dice di liberarsi, ad uno dalla droga, ad altre dice di liberarsi dai maghi che ha frequentato, perché lo porteranno alla rovina. Sono indizi che il Signore ci dà perché moltiplichiamo la nostra preghiera, perché se noi preghiamo sicuramente il Signore concederà queste grazie una volta che ha indicato attraverso parole di conoscenza che intende concedere queste grazie a queste persone questa mattina. O Signore Gesù, noi guardiamo a Te in questo momento, guardiamo al Tuo corpo piagato, anche se risorto, e vogliamo implorare da Te la grazia delle guarigioni fisiche che vuoi concedere. Dalle Tue mani squarciate esca una forza arcana, una potenza di guarigione per tutti i nostri ammalati, soprattutto per quelli che sono venuti qua questa mattina nella speranza di essere raggiunti dal tumore. Esca, Signore, dalla piaga dei piedi una forza arcana per liberarci dalle oppressioni, depressioni, dagli influssi del cattivo, dalle tentazioni ricorrenti, dalle seduzioni del maligno. Signore, apri il Tuo cuore, da quel cuore squarciato esca una forza arcana di guarigione dei nostri cuori, di perdono dei nostri peccati, di pacificazione nei rapporti del prossimo. Signore Gesù, la Tua umanità morte risorta è la fontana della guarigione, della liberazione, della consolazione. E noi ci rivolgiamo a Te, o Signore Gesù, dalle Tue piaghe esca la nostra guarigione, la nostra liberazione, la nostra consolazione. Sia lodato e ringraziato ogni momento. E adesso presentiamo a Gesù le intenzioni particolari. Ecco, fratelli e sorelle, abbiamo recitato davanti a Gesù tutte le intenzioni che sono pervenute a noi attraverso lettere, attraverso il telefono amico, telefono ascolto, che funziona ogni giorno. Questi fogli saranno consegnati alle persone oranti. C'è un gruppetto di persone che pregherà secondo le intenzioni del lavoro e dello studio. Un altro gruppetto pregherà per queste persone per ottenere conversione e riconciliazione. L'altro gruppetto pregherà per la conversione e la consolazione. Un altro gruppetto pregherà per le liberazioni qui elencate, un altro gruppetto per le guarigioni fisiche qui elencate e poi alcune persone che hanno il dono particolare dell'intercessione pregheranno per i casi gravi qui elencati.
per cui la preghiera continuerà durante la settimana per queste persone che si raccomandano, però globalmente questa comunità orante, che è anche terapeutica, pregherà per tutti questi casi e pregheremo anche per tutte quelle persone che hanno depositato nei cestini le loro intenzioni. Invochiamo Gesù, nostro Salvatore, Mediatore, per chi offre al Padre tutte queste intenzioni e dal Padre scenda su di noi, da Dio scenda su di noi la grazia divina che si manifesti in tante e tante piccole grazie, in tante e tante piccole segni, perché questi segni che il Signore ci lascia sono sempre segni di una grazia, di un amore che Dio ci porta e sono annunci di salvezza. Come dice Sant'Agostino, ogni guarigione è annuncio di resurrezione. Che il Signore conceda a tutti la guarigione spirituale, la guarigione psichica, la guarigione fisica e che tutti possiamo venire a ringraziare il Signore. Il Signore attraverso doni di conoscenza ci fa intendere che anche questa mattina concede guarigione fisica, una guarigione a un polmone, a un fegato, alla caviglia, guarigione nel tasso del sangue, guarigione di cisti all'ovaia, concede una maternità, però tutte queste guarigioni sono legate alla preghiera. Preghiamo intensamente perché attraverso questa preghiera il Signore ratifica queste guarigioni che Lui stesso ha indicato che vuole concedere a questo popolo orante. E adesso, fratelli e sorelle, noi ci alziamo, ci costituiamo comunità terapeutica, dice il Signore attraverso Giacomo, pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Uniti nella fede, cementate nella carità, preghiamo l'unico Signore, perché ognuno di noi sia strumento di guarigione, veicolo di guarigione, perché il Signore vuole ancora guarirci, soprattutto nello spirito, vuole ridarci pace, consolazione, compunzione, conversione ed anche guarigione. Adesso alziamo le mani in alto per purificarci, invochiamo lo spirito di purificazione su di noi. Spirito. Malatara na yuri ya mayore ni anu
Magarayen varayuryana Tasharinyan geridanu yuryanu Nidityanarana yuryanu lo yuryanu Hiryanaro yuryanu Aranvayelvana Tishyaranirya merena yuryanto kotimu shirin Mitisyaranti kolantyano shirun Nayarakinyano Grazie Signore Gesù. Tu sempre ascolti la preghiera del tuo popolo. Grazie Signore Gesù, concedi la pace ai nostri cuori, concedi il ristoro di anime nostre, concedi la conversione a quelli tra di noi che chiedono la conversione del cuore, concedi la pacificazione nelle famiglie, concedi l'alleviamento dei dolori a causa di malattie fisiche e guarisci, Signore, i polmoni di una persona che ha delle infiltrazioni, sta facendo una cura e tu assicuri che in pochi giorni tutto sarà finito. Grazie, Signore Gesù, perché hai visitato tanti di noi e perché stai operando guarigioni nelle nostre ossa, nel nostro fegato, nella nostra carne. Stai, Signore, operando nelle nostre ossa. Ti ringraziamo, Signore, di quello che stai facendo. E adesso, Signore Gesù, prima di chiudere, noi vogliamo chiedere grazie per tutti quelli che si raccomandano alle nostre preghiere. Ti chiediamo grazie per tutte quelle persone che si rivolgono a questo gruppo, a questa comunità di preghiera. Ma ti vogliamo chiedere il perdono dei peccati per tutta la città. Noi siamo una città peccatrice. Quanti peccati si commettono? Oh Gesù, ti chiediamo perdono per tutti gli aborti che vengono oggi compiuti in città, nelle cliniche, il giovedì proprio è la giornata degli aborti. Signore, abbi pietà di tante persone che uccidono, abbi pietà di tanti medici che si prestano legalmente o illegalmente a queste operazioni. Signore Gesù, tu sei l'autore della vita, ti chiediamo perdono e piangiamo davanti a te per tante vite recise. Perdonaci, oh Signore. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutti i peccati di bestemmia che oggi vengono pronunciate contro di te, datore della vita. Quante bestemmie salgono oggi a te, da questa nostra città. Ti chiediamo perdono per tutte le scempiaggini, per tutti i peccati impuri che si commettono in questa città. Perdonaci, oh Signore. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutti gli atti di violenza, per tutti i sentimenti di odio e di rancore, per tutto ciò che di menzogna o di odio esce dal cuore nostro, dal cuore dei nostri fratelli di Palermo, di tutto ciò che uccide la vita, uccide l'amore, uccide la fede. Pietà, oh Signore, perdonaci, oh Signore. Signore, ti chiediamo perdono per tutti i magistrati quando non amministrano bene la giustizia. Ti chiediamo perdono per tutti gli amministratori quando sovvertono le pratiche. Ti chiediamo perdono per tutti quelli che non amministrano bene la cosa pubblica. Perdono e pietà, oh Signore. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutti i peccati nostri,
per i peccati di tutte le categorie del nostro popolo, cominciando dai sacerdoti e finendo agli ultimi, tutti, Signore, in una maniera o in un'altra, o non osservando la tua legge, o profittando del loro ufficio, commettiamo peccati. Perdonaci, o Signore. O Signore, sii largo della tua misericordia su questa città che invoca il tuo nome. Noi siamo qui a implorarti per i peccati del popolo. Perdona, Signore, tu quelli che reggono il popolo, perché non commettono ingiustizie contro di te. E ti preghiamo, Signore, perché tutte queste persone abbiano la tua grazia per amministrare bene la cosa pubblica. Ti chiediamo grazie per il nostro arcivescovo, grazie per i nostri vescovi, grazie, Signore, per i nostri sacerdoti. Ti chiediamo grazie ministeriale per tutti quelli che amministrano i sacramenti, e ti chiediamo grazie particolare per il sindaco, per gli assessori, per tutti quelli che sono preposti alle cose pubbliche. Signore, concedi a tutte queste persone il tuo aiuto, le tue grazie necessarie perché compiono bene il loro dovere e perché aiutino il popolo a camminare nella via della verità e della giustizia. Ascoltaci, oh Signore. E adesso, Signore Gesù, ti chiediamo la benedizione e ti chiediamo ulteriori grazie, portandoti qui in mezzo alla folla. Signore Gesù, tu conosci i nostri pensieri, i nostri sentimenti, tu conosci i nostri bisogni. Aumenta in noi la fede, aumenta in noi l'amore vicendevole, aumenta in noi il desiderio di perdonarci a vicenda, e le tue grazie scenderanno su di noi. O Signore Gesù, ti porteremo qui in processione. Guardaci, uomo di Galilea, toccaci, uomo di Galilea, liberaci, uomo di Galilea, guariscici, uomo di Galilea, dacci la tua grazia, uomo di Galilea, che passi in mezzo a noi.